C'è un film che ritengo fondamentale, un film dei classici assoluti, quelli che bisogna assolutamente vedere. Questo film si chiama Ordet, la parola. È un film del 1955, girato dal grandissimo regista che si chiama Carl Theodor Dreyer, un regista danese cattolico, che mette in scena, che gira, filma un'opera teatrale di un giovane teologo e pastore protestante che si chiama Munch. Tra l'altro, questo giovane è stato poi ucciso dalla Gestapo negli anni 40, quindi è una vecchia opera che questo giovane pastore aveva scritto, commosso per la morte di una partoriente. La sua fede e la sensibilità della sua anima gli avevano fatto concepire quest'opera. E Carl Theodor Dreyer l'ha resa con un realismo non crudele, con un realismo poetico, girandolo in un piccolo villaggio. È la storia di una famiglia, ed è la storia di una famiglia che ha fra i suoi personaggi un giovane che si chiama Giovanni, e che ha delle turbe psichiche. E questo giovane è quieto, è dolce, è poetico, in un mondo concreto, realista, in cui la fede è vissuta in maniera rigida, quasi ossessiva. Ebbene, questo giovane, legato da un tenerissimo affetto, da una tenerissima amicizia con la sua nipotina piccola, 5-6 anni, una bimbetta che si apre al mondo con ingenuità e con dolcezza. Ma in questa famiglia si scatena una tragedia. La mamma della bimbetta e nuora del patriarca della famiglia muore improvvisamente, perché partorisce un bambino morto e le muore per le complicazioni del parto. Questa tragedia getta una luce crudissima su tutta la famiglia e il dramma lievita perché tutti si rendono conto, nelle varie confessioni religiose che sono presenti e nei vari modi di credere, dall'ateismo alla fede più cieca, tutti si rendono conto che la morte è un muro invalicabile, che non bastano le preghiere, non bastano le speranze, non basta nulla, la morte è la morte. Solo la bimbetta, nella sua straordinaria ingenuità e nel suo amore per lo zio, che ritiene un poeta, un mago, che ritiene quasi un angelo caduto dal cielo, perché nel suo delirio il giovane sciorina versi della Bibbia, citazioni del Vangelo, sulla bimbetta si avvicina allo zio e gli chiede, convinta, totale: zio, per favore, fai resuscitare la mamma. E lo zio, nel silenzio e nel terrore generale della famiglia, compie quella che è quasi una profanazione. Dice: sì, vedrò quello che posso fare. Si inginocchia e prega con la fede degli ingenui o dei folli, cioè superando quella soglia che è quella della ragione, che ci fa ritenere Dio come noi, ci fa ritenere che Dio può darci quello che noi chiediamo, non quello che Lui può fare. Si inginocchia e prega e dice: Signore, insegnami la parola che ridà la vita. Non vi dirò come va a finire, perché voglio che vediate il film, ma voglio anche che capiate la straordinaria carica emotiva e la straordinaria indicazione di speranza che è all'interno di questo film. Vi prego di vederlo, perché ne abbiamo bisogno in questo mondo disperato, perché abbiamo bisogno di una fede, ma anche che sia una fede laica. Ma bisogna credere in qualcosa, bisogna credere
che, non si, che il mondo non sia solo quello che vediamo, ma dobbiamo credere che il mondo possa essere quello che noi vogliamo. Grazie.